Ciao a tutti, allora anzitutto vi devo ringraziare per tutti i commenti, tutti i mi piace e tutte le iscrizioni che sono arrivate grazie al video che ho postato l'ultima volta sul canale. Come promesso, oggi vi farò vedere come realizzare quel tipo di prodotto. Gli ingredienti sono 1,6 kg di farina. Utilizzeremo una farina 00 con un indice di forza di 2,60, un 2,60 di W. Quindi una farina di media forza, 40 g di sale, 1 litro d'acqua e 1 grammo / 1,5 grammi di lievito. Premetto che siamo in inverno, quindi fa parecchio freddo e quindi dobbiamo in qualche modo calibrare le dosi rispetto alle temperature che abbiamo. Iniziamo col versare il nostro litro d'acqua all'interno dell'impostatrice, in questo modo. Passiamo a sciogliere il sale, 40 grammi. Lo facciamo sciogliere in questo modo tutto il sale, fino a che non lo sentiremo più sotto le dita. Per quanto riguarda il sale, vi potete regolare, cioè potete mettere da 30, dai 30 grammi ai 50 grammi, dipende da voi. In realtà dovete regolarvi a seconda della temperatura. Siccome siamo in inverno non conviene andare troppo sopra con il sale, perché comunque il sale ha un effetto inibitorio rispetto alla lievitazione, la va comunque a fermare, comunque a rallentare. Adesso passiamo ad inserire il lievito. Come ho detto, 1 grammo / 1,5 grammi. Una volta inserito dobbiamo immediatamente inserire la farina, perché altrimenti il sale ucciderà per l'appunto il lievito. Nella tecnica napoletana sale e lievito vengono sciolti insieme per poi inserire subito la farina. Si dice che venga sviluppata una sostanza che prende il nome di glutatione e serve sostanzialmente per, diciamo, aumentare l'elasticità dell'impasto. Però se voi volete potete anche limitarvi a far sciogliere il lievito, mettere della farina e successivamente poi mettere il sale di modo che non vengano a contatto. Facciamo sciogliere il lievito in questo modo, lo stemperiamo così, come se fosse una saponetta. Ecco qui. Fatto ciò, mettiamo qui. L'impasto sarà pronto in 12-15 minuti. Allora, questo tipo di impasto va bene per una serie di preparazioni, cioè ci potete fare la pizza al forno, potete farci la pizza fritta, potete farci la pizza nel ruoto, le montanare, potete farci addirittura il pane, quindi è un impasto che si presta a diverse preparazioni. E la cosa figa è che lo potete fare tanto con un'impastatrice, tanto con una normalissima planetaria, ma anche a mano. Io per parecchio tempo l'ho fatto a mano, poi sono passato alla planetaria e oggi lo faccio con l'impastatrice. Come vedete, con il sistema a pioggia si versa gradualmente della farina, stando attenti a non far formare dei grumi. Questa qua è solo una delle tecniche che può essere utilizzata per realizzare la pizza ed è la tecnica che ho utilizzato per realizzare la pizza nel precedente video. Però ce ne sono tante, ci sono ad esempio delle tecniche nelle quali si parte dalla farina, si aggiunge il lievito e solo successivamente si mette il sale. Sono tutte tecniche ugualmente valide, un po' dipende dall'abitudine, un po' dipende anche da quello che vuoi fare. Ad esempio, molti tendono a partire dalla farina per fare degli impasti con delle idratazioni più elevate. Qui stiamo facendo un'idratazione del 62%, anche perché il tenore proteico della farina non ci permette di andare tanto in su con l'idratazione, per cui va benissimo partire dall'acqua.
Come vedete, piano piano si inizia a formare cosiddetto spicchio d'aglio, zuccotto, che dir si voglia. Ad ogni modo, io vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche, di modo che per i prossimi video, i prossimi contenuti, le prossime ricette potrete appunto rimanere sempre aggiornati, ma appena esce il video ve lo potete vedere. Stiamo impastando più o meno da un 6-7 minuti e già l'impasto ha una sua struttura. Questo impasto poi verrà lavorato domani, cioè domani verrà stagliato verso le 2-3 del pomeriggio e sarà pronto poi per essere lavorato, per essere steso entro 4-5 ore. Quindi per le 7, le 8 di sera potrà essere lavorato. Avrà una maturazione complessiva di 24-26 ore. E calcolando la forza della farina va già benissimo, è già abbastanza. Ovviamente con delle farine più forti possiamo anche avere dei tempi di maturazione più lunghi, più dilatati. In questo caso la pasta si andrebbe ad inacidire, quindi non possiamo. Adesso che l'impasto sta iniziando ad avere una sua struttura, aggiungiamo la farina più gradualmente, più lentamente, perché dobbiamo comunque controllare il punto di pasta. Che cos'è il punto di pasta? Il punto di pasta è quel momento in cui decidiamo che l'impasto è pronto. E ovviamente è soggetto a variazioni. Io vi posso dare una ricetta: un chilo e 6 di farina, un litro d'acqua, 40 g di sale, un grammo e mezzo di lievito. Il problema è che a seconda delle temperature, a seconda di come lavorano i mulini in un certo momento, a seconda dell'umidità, della farina, la ricetta subirà appunto delle variazioni. E l'abilità un po' del pizzaiolo sta proprio lì, nel saper replicare, diciamo, in maniera più o meno seriale lo stesso prodotto sempre. Ovviamente, trattandosi sempre di un prodotto artigianale, non sarà mai identico di volta in volta, però avere più o meno sempre quelle stesse caratteristiche. Ok, l'impasto è praticamente finito. È pronto. Vediamo. Aspetta un attimo. Ecco qui. Come vedi, si stacca dalla ciotola. Vedi? Con tutto che è ancora umido, come si vede qui. Vedi? Non so se si vede l'umidità che c'è sotto. Va bene, poi la faremo vedere dopo. Quindi adesso passiamo a estrarlo dall'impastatrice. Allora, questo è l'impasto che abbiamo cacciato dalla macchina. Ecco qui. Come vedete, liscio, nonostante sia appena uscito dalla macchina. Non appiccica le mani, si vede già delle bolle d'aria qui. Adesso questo impasto lo metteremo a lievitare in una cassetta a temperatura ambiente, perché fa abbastanza freddo, quindi non c'è bisogno di metterlo nel frigo a 4 gradi. Lo lasceremo maturare a temperatura ambiente fino al momento dello staglio di domani. Lo staglieremo all'incirca verso le 2, le 3 del pomeriggio, come ho detto prima, e anche lì poi faremo quindi un apretto di altre 5-6 ore, dopodiché appunto l'impasto sarà pronto per essere lavorato, tutto a temperatura ambiente. Il fatto di avere una maturazione così lunga ci permetterà di sviluppare dei sapori più intensi, un aroma più intenso e soprattutto dei colori molto più gradevoli in termini appunto proprio di maculatura.
Avevo dimenticato di farvi vedere, l'ho appena tagliato con un coltello per farvi vedere la struttura che già c'è all'interno dell'impasto. Farvi vedere che appunto è impastato bene e tutto. Chiedo scusa, me l'ero dimenticato, adesso lo chiudo nuovamente. Ci vediamo domani, ciao!